Il sonnecchioso villaggio di Eldren non è mai stato così in subbuglio. Dei cacciatori dal board, nel bosco di fianco, strano. E parlano di un freddo, sconosciuto e innaturale che ha congelato l'intero vento estivo che è arrivato giorni fa. Forti nevicate sono seguite a tempeste di neve, così come anche nuovi predatori e una presenza oscura all'interno dei boschi. Nessuno sa che cosa significhi questo evento. Ma la vecchia indovina, vecchia madre Teodora, afferma che tempi bui ci aspettano successivamente. Come prova di questa oscura profezia, è arrivato in città il giorno precedente un mercenario gravemente ferito, affermando di essere una guardia del corpo di Lady Argentia Malassin. Ha detto che il consiglio del villaggio ha detto di scortare questa gentil donzella. Per evitare che venga assaltata da banditi o estranei all'interno del bosco. E lui è l'unico ad essere riuscito a scappare. Lady Argentia è stata portata via nel bosco. Adesso tutti i popolani vivono con occhi di paura e osservano questa foresta innevata, preoccupati che qualsiasi altra cosa possa arrivare in quel pacifico villaggio. Mi rivolgo al party e dico: Ebbene, ragazzi, dove vogliamo andare? A bere birra. Mi sembra un ottimo punto di inizio. Andiamo a prendere un po' di birra. Mentre vi dirigete verso la taverna, un attimo che vi dico pure qual è il numero, se ci sta sempre. Apotecario, barbiere. Ok, provate. Ok. Mentre siete quasi arrivati alla taverna, vi ferma una giovane ragazza che dice di chiamarsi Ionia Teppen. Vai. Cosa siete venuti a fare? E vi informa che questa l'ultima guardia arrivata e vorrebbe parlare con voi. Oh, salve gentil donzella. Come vede, io e i miei amici siamo venuti qui a prendere un po' di birra. Però penso che la vostra guardia possa aspettare se non è troppo urgente. Vi risponde che adesso è sotto le cure del nostro pre del chierico del villaggio. Quindi, se volete, dovete però fare in fretta, perché non sappi no, le condizioni in cui è arrivato sono molto critiche. Oh, addirittura. Se posso chiedere, mi avvicino un attimo. Mi avvicino un po' di più alla gentil donzella. Se posso chiedere, qual è stata la causa di questa oscura vicenda? Perché questa guardia è ridotta così male, intendo dire. Non lo sappiamo. È arrivato dal bosco, tutto ferito, trascinando con sé il suo equipaggiamento, cominciando a delirare di strane creature dei ghiacci che lo hanno attaccato e un sacco di banditi. Non riesce ancora a parlare, però forse con le cure del chierico riuscirebbe a parlare. Ha chiesto espressamente che nel caso in cui arrivassero avventurieri, di mandarli da lui. Ma certo, il bosco. Come non dimenticare quella vecchia carogna. Va bene. Mi giro verso gli altri miei compagni in cerca di magari un po' di consenso. E dico: penso che non debba essere proprio un problema, vero? Io direi di andare subito prima che quel tipo ci lasci la pelle. Eh sì, penso che la pelle non è l'unica cosa che potrebbe lasciare. Quindi andiamo! Ok, allora adesso vi dirigete verso l'apotecario di Willow Park, che è poco dietro. Quindi passate tra una casa e l'altra. All'interno, vabbè, penso che bussiate ovviamente, no? Vabbè, Comunque. rispondiamo alla porta Sfondiamo direttamente. la porta a pugni. Allora, all'interno trovate questo. Allora, trovate il chierico del villaggio che sta finendo di fasciare il povero Cristo. E prendete completamente tutto fasciato, ancora con lividi e tracce di sangue che stanno sporcando ancora le bende. Invito il chierico ad allontanarsi
Invito il chierico ad allontanarsi e a far avvicinare voi. Ok, mi avvicino. La mia non sa parlare, quindi sa disparte, non sa. Mi sembra Ignorante. giusto. Eh sì. Allora, quindi Quindi parla con te. adesso siamo di fronte al chierico? No, sei di Ah, fronte siamo al al... vecchio. Sì, alla guardia. Ok, alla guardia. Ok, tipo... tiro fuori gli occhiali per mettermeli e me li sollevo leggermente per vedere meglio e poi mi tolgo gli occhiali. Dico... Ebbene, buon uomo, cosa vi è accaduto? Io sono Jun Orstag, giovane guerriero Ulfen della terra di Lindorm. Ero la guardia del corpo di Lady Argentia. Facevamo parte di un gruppo di guardie del corpo che dovevamo scortarla. Sapevamo che fossero soltanto dei semplici banditi, quindi era un giochetto da ragazzi per noi. Il problema è stato che nel momento in cui siamo arrivati all'interno del bosco, qualcosa ci ha attaccato alle spalle. Non abbiamo capito che cosa sia stato. Abbiamo visto soltanto delle mani ghiacciate toccarci e ci siamo sentiti all'improvviso deboli. Tutte queste ferite sono state causate tutte dall'attacco di banditi e creature feroci. Non siamo riusciti a difenderci. Sono io l'unico sopravvissuto. Oh, quindi, ok, sembra alquanto, come dire, creepy Strano. come cosa. Quindi, dov'è esattamente, da dov'è che esattamente provenite? Noi veniamo dalla terra dei Lindorm. No, 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 quello ho capito, da dov'è che siete arrivati insomma... Stavate viaggiando per il bosco, però voglio capire più o meno la direzione da cui siete arrivati. Qui, diciamo, Siamo da arrivati da che... Walsby, villaggio dall'altra parte dietro del bosco. Continuo a vedere che non ci riusciamo a comprendere, buon uomo. Intendo... esattamente. Dove ci Dove... hanno attaccato? In che... Esattamente, esattamente. Vedi, non era così difficile. Bastava dire dove ci hanno attaccato. Ci hanno attaccato poco dopo. Cioè, venendo da Eldren, sarebbe poco prima. Poco dopo essere entrati nel bosco. Capisco, capisco. Avete dei consigli da darci prima di incamminarci? Vi consiglio di portare con voi fuoco e fiamme. Quelle bestie azzurre dagli occhi di ghiaccio sono molto deboli a queste armi. È così che sono riuscito a scappare. Oh, non vi preoccupate, per quello siamo attrezzati. Generiamo fuoco e fiamme da quando siamo diventati un gruppo. Non è La vero? mia ada fa. È da fuoco alle nocche. Appena sente Vedi? fuoco e Fuoco fiamme. e fiamme, abbiamo solamente distrutto due villaggi. No, questo non è vero. Non ancora. Sì, è vero, non ancora. Io sono un re, da dove la esco fuori le fiamme? Al massimo posso far uscire la lava. La lava Senti. se vomiti con me, cioè è diverso. Allora, senti tu, la lava ricordati che è comunque fuoco, in un certo senso, un po' allo stato liquido, però insomma, ci siamo capiti, no? Capito, ma tu quanto c'hai di HP, Davide? Quanto hai di vita? 19. Madonna, sono l'unico che c'ha 12 di vita. Che tristezza. Come fai ad avere 12 di vita? Infatti, il primo Ti dado è sei acceso. massimo e poi il modificatore. E poi il E il modificatore che modificatore, fa un D8. il valore, scusa. Il Qual è il tuo dado, scusa? guerriero di 10. Questo vuol Quanto? dire, in Costituzione dovrebbe avere quanto? Quanto hai in Costituzione? E non Probabilmente riceve 10. proprio alcuna risposta. Non riceviamo l'IP di risposta, so. 15, 15, 15. Ah, ok, allora hai 27. No, Perché scusa, scusa, perché 25. 27? No, no, ho sbagliato io. 25. No, 27 più uno di classe preferita, no, 26 volevo dire. Ah, ecco. Ah, ok, Ma quanto vabbè. me c'ha a posto? E quanto me? Vabbè, raga, faccio schifo, vaffanculo. Cioè, se dovessi uno sberla esplodi. Vabbè,
Allora, prima che torni a riposare, poiché è stanco da tutte quelle ferite e cure costanti, gli dice che preferirebbe venire con voi, ma non può per via delle ferite. E praticamente il suo sguardo emana ribrezzo, paura, ma anche vergogna, poiché lui discende da una lunga dinastia di guerrieri. Ah, oh, non vi preoccupate, sono sicuro che non moriremo, almeno non tutti, spero. Vero, ragazzi? Salute. Io sono abituato al freddo. Sono pronto a menare pugni quando ci sarà bisogno. Ah, oh, sì, non lo metto in dubbio, però sarà meglio prepararci un po' meglio, magari. Quindi io direi di riscaldarci un po' con del buon whisky. Paghi tu? Come No, buttare acqua ovviamente sulla no. roccia? La mia non ha soldi. Quindi vieni e guarda. Al massimo se c'è una risa, non si sa mai. Pure io non ho soldi, però io non sento freddo, sono una roccia d'altronde. Anche questo è un ottimo punto, però sai com'è, le rocce già sono lente a muoversi, poi inoltre se vengono congelate, sai com'è, scivolano. Sono immune al freddo, te lo dico. Non posso. Quindi vi dirigerete Prima la taverna. Ok, verso la taverna di nuovo? Oh, ok. in tutto questo vorrei capire una cosa. Perché siamo passati dal retro se l'entrata era davanti? E vi fate tutto il giro, tornate in piazza, porca troia, ho aperto il token. Bello. No, ok. L'importante è il concetto della cosa. Ok, siamo in taverna. E io dico: ok, barista, un giro di whisky per tutti, paga lei. Dobbiamo cominciare a fare botte nel party? Oh, non ce ne sarà bisogno. Poi lei chi? Scusa un attimo. Ti guarda con i tuoi, a quanto pare, 2,04 metri di altezza, dai suoi fantastici 93 centimetri di altezza. Dice: ce li hai i soldi, vero? No. Ok, Io sono dai. partita per la grande caccia, non ho bisogno di Io soldi. mi sono appena accorto di essere caotico neutrale. Quindi mi sento di più. A posto Le grandi siamo. rivelazioni. Dice necrofilia, portami via. A anch'io sono caotico neutrale in ogni caso. posto, Tu grosso. quanto sei alto? 93 Fatto che. centimetri, l'ho appena detto. Ah, ok. Precisamente adesso stiamo davanti alla porta della taverna, vero? Credo che siamo entrati senza soldi, a quanto ho capito. Non Ah, sono non vi neanche preoccupate. io. Aspetta, provo un tiro in forza. Ok, Ho paura. invio un messaggio tramite l'incantesimo messaggio alla donna forzuta. Io ho paura di tutto questo. Io ho fatto 19 in tiro in forza, volevo lanciare il fattucchiere dentro Non la locanda. è un fattucchiere, è un Quello bardo. che Perché dobbiamo fare adesso il lancio dell'halfling? Madonna. Ricordo che non ho la tua stessa. Voglio vedere se c'è aerodinamica per i futuri combattimenti. No, 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 non hai capito un cazzo. Cosa gli devo fare per non essere colpito, per non No, essere queste cose le preso? ignoro, dai, evitate di fare queste fesserie. Ok. Sto scherzando, eh. Prima di Ok. demolire un bar inutile. Allora, comunque, casto messaggio e dico alla tizia forzuta. Ada, è più veloce ricordarsi. Ok. Dico, cerca di creare casino, insomma. Vedi di fare a pugni con qualcuno. Sul serio? Ok. Dopo però, non adesso, vero? Dopo la bevuta. E altrimenti come paghiamo da bere? Sì, ma prima beviamo. Poi, giusto? Io mi ricordo che mi rimasero 2 monete d'oro a me. Ah, Dove? non ti preoccupare, vedrai che berremo anche dopo. Ok, allora quindi ordiniamo tutti.
Prendiamo birra nanica. Birra nanica di radice. Birra nanica di radice, va bene. Sì, fa la radice. Io prendo invece un cicchetto di grappino. Sai Ok. come la Costituzione non mi accompagna, quindi Sì, no? Ok, allora, quindi, chi prende la birra nanica? me va bene. Ok. Fate un tiro di tempra. Tutti. Chi prende la birra nanica? Perché così non mi scordo, non penso a due valori. Ok. Sì, di tempra, stai, quanto hai? Ecco perché ha detto di rifarle. Vabbè, dai, la prendo anch'io la birra nanica. Dici, no? Vai. Quindi facciamo di 20 e più 4 percentile. Fortitudine. E se hai compilato la scheda, basta che apri e clicchi su Fortitude dalla scheda. Non ne ho bisogno. Così. Aspetta, quello che funziona la chat, scusa. Ah, ok. Bello. Bello. Ok, preparati al casino veramente adesso. Era quello che volevo, guarda. Se facevi un tiro, se facevi un tiro alto, te lo facevo abbassare io. Vai, siamo due, probabilmente anche Stefano, siamo 3 su 3 che questa birra è una mosciata agli yuppie. A posto. Dai. Tira tu da. Ah, col grappino. Sì. Ah, fuck. Dai, tanto è basta. Eh sì. Per quello almeno. Dimmi che sono quello più sobrio. Sì, sei l'unico sobrio. Sì! Grande! Era proprio quello che volevo. Tu considera che io ho preso la birra nanica di radice dal manuale di Nani di Golarion e Ah, fuck. ho dovuto abbassare la classe di difficoltà perché sennò era stesa proprio. Ok, allora quindi adesso vedete il vichingo. Il paladino e la brawler adesso iniziano un po' a vedere sfocato. Cominciano a sentirsi brilli. Per la felicità, prende il tavolo su cui siamo seduti e lo scaraventa dall'altra parte del posto. Faccio il tiro in forza, giusto per. Scusa, ma Ok. se c'ho la scheda? Ecco, sto scrivendo a mano. Ah, dai, faccio poco. Non lo scaravento lontanissimo. Giusto lo capovolgo, lo faccio venire a terra dall'altra parte. Tutti si girano e ci guardano malissimo. Viene da noi il marito della locandiera, che ci guarda malissimo. E per dire se non ce ne andiamo subito, dovremo pulire tutto. E ne pagheremo le conseguenze. Io divento un arredamento di pietra. Tu, ipnotizzato. Come se non si vede, secondo te, un tipo di roccia alto 1,90, quanto altro, che si mette così, fermo, con le Due pellicce metri. sopra, 2 metri, si mette così, fermo. Ma Antisgamissimo. Poi, io ricordi che sei mezzo brillo, quella mi siedo col sorriso a 32 denti e continuo a guardare. Volevo fare una prova di diplomazia, il discorso che dopo non dovrebbe funzionare bene. No, no, se tu ti do diplomazia ci tiro un cazzotto manco. Ah, no, ragazzi, fermi tutti, ci penso io. Mi avvicino al locandiere. E dico, gli faccio cenno di avvicinarsi. E dico, sa, sono un po' basso, non si sentirebbe da lassù. Ok. Vai, tira. Ah, prima tiro e poi parlo, o prima parlo e poi tiro? Tira e poi parla. Per vedere in che modo scende la tua altezza. Fuck. Di mezzo millimetro. Sì, scemamente rimane in piedi, ti guarda, però ti guarda verso l'alto e comincia ad alzare la voce, dicendoti o ve ne andate e pagate da bere e rimettete il tavolo a posto, oppure potete andarvene tranquillamente. E morirete nel freddo. Perché le notti Oh. qui stanno diventando veramente gelide. Oh, su via, non è il caso di essere così drastici.
Allora pagate il tavolo e poi andate. Oh sì, certo, lo pagheremo, lo pagheremo. Però in realtà le volevo proporre un affare, che ne dice? Sentiamo. Si avvicini, non vorrei spoilerare qualcosa alle altre persone. Scende ancora un po'. Allora, sa, ok, in poche parole sto dicendo. Che ne dice se non si scommette un po' qui? Non so come si potrebbero ricavare bei soldini se qualcuno si dovesse malauguratamente picchiare. Beh, io potrei animare comunque il tutto, volendo. In che modo? E chi si dovrebbe picchiare? Beh, hai visto quella donna spaventosa lì? Allora, si gira e sta con la faccia incazzatissima. Ma non perché ti ha sentito, ma perché se ne sta ubriaca, sta incazzata. Ok, la vede quella donna lì? Beh. Io continuo a stare seduto a bere la birra e guardare ridendo. La birra che arriva magicamente comunque. Beh, sa, è molto forte a tirare i pugni, quindi se malauguratamente qualcuno dovesse sfidarla, beh, le scommesse è facile. E lei potrebbe incassare più soldi di quanti non le potremmo dare noi ripagando tutta questa taverna. È interessante. Tiro di diplomazia. Ho Sì. qualche tipo di vantaggio? L'hai interessato, quindi vai. Hai un più 5 aggiuntivo. Bene. Ragazzi, il 19 stava là, eh? Dai, quindi. Ok. A questo punto, salto su un tavolo. Non girato da Eh? noi. Non quello nostro che è cappottato. Ovvio, pure tu. Mo, Mi sa che scusa. faccio prima, lo sollevo io, lo faccio vedere in mezzo a tutti. Eccolo, guardate. Ok. Devo tirare in forza per sollevarlo? No. Quanto è di forza? 15, no? Allora, senti, Non mi ricordo. io peso 16 kg, quindi a meno che non hai 5 in forza, Ho mi puoi sollevare. 17. Ecco. Allora, che cazzo chiedi a fare? Ok. Allora, un attimo, voglio vedere se riesco a utilizzare un incantesimo, ma a quanto pare no. Prendo il mio archetto del violino e dico: signori e signori! Sì, mi sono dimenticato le signore. Signori e signore! Vi voglio presentare questa grandissima lei, che sarà qui oggi per potervi sfidare in qualche modo. E ovviamente ci sarà una lauta ricompensa per chi riuscirà a batterla. Su, avanti, non fate troppo disordine. È bello che il paladino accetta tutto. Il paladino sta bene, sta pure lui ciucco, sa? Ok, ti devo tirare qualcosa per fare qualcosa? Per farmi colpire, mandami solo l'avversario. No, nel senso per, diciamo, tentare di accaparrare quante più persone possibili. No, non c'è bisogno. Apri un pacco di gocciole. Tanto ormai sono tutti girati verso di noi, soltanto ha migliorato l'idea, visto che prima eravamo direttamente Giovanni, incazzati. ti ricorda il demagogo. Ah, lasciamo stare. Dai. A me, gente, apro le Pringles. Forse, chi sarà il povero tolto che andrà contro queste mani grosse come una casa? Oddio, non esageriamo, potremmo dire che sono grosse quanto un bel boccale di birra. Non farlo incazzare più del dovuto. Quello è il mio obiettivo, compa. È vero che se ci servono fuoco e fiamme si incazza veramente, non ce le abbiamo più dopo, sì?
Io mi allontano, esco fuori, metto la testa fuori dalla porta e dico: ma non è un uomo? Ma non è un uomo? Ho detto: non è una donna quella, è un Ti perdo. uomo. Ha detto: non era una donna, era un uomo. Oh mio Dio. Vabbè, ovviamente sta schioccando le dita e sta aspettando. Contro chi deve battersi? Forza, 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 forza. Da lontano. Penso qualche povero stronzo si avvicinerà Da prima, prima o lontano poi. arriva una vecchia spugna, ancora più ciucco. Che accetta di sfidarla? Questo qua è un bestione alto 1,90, spesso. E prova a colpirmi. Aspetta, devo cambiare qua. Ammettilo, tutto questo tempo l'hai utilizzato per trovare una scheda. No, e mi colpisce. Vai! Aspetta, allora. Vediamo quanto prendo. Subisco 4 danni. Ok, allora la mia testa sta veramente visibilmente incazzata. Ricordati che se questo qua non ha il talento di colpo senza armi migliorato, si può beccare un attacco d'opportunità. Allora, aspetta. Allora, tiriamo. Io comincio ad applaudire Oh, la spugna no! dietro. Mi ha calcolato il danno. Vabbè, il 3, questo lo escludo. Sbaglio. Ah no, ok, 15. Ho fatto soltanto due. Un colpo solo. Oh, ho fatto solo due danni. Vabbè, questo è l'attacco di opportunità. Adesso andiamo col colpo vero. Ok, io intanto Stessi inizio a chiudere. caccaracà, cazzotti. Ok, allora io Ehi, intanto puttana! Ok. Vai. Allora io intanto inizio a fomentare la folla e ti faccio un tiro di intrattenere con la viola. Ok. Inoltre utilizzo. No, bugia, non utilizzo nulla. Non utilizzo Continua a nulla. colpire. E tra l'altro utilizzo anche luci danzanti per far roteare attorno a loro praticamente quattro sfere luminose. Ok? Ok, 4-4-1-8. Ok, ti faccio il tiro di intrattenere. Ok. Ho dei bonus? Oh, peccato. Il momento no. Diciamo che li sto tenendo per dopo. Ok. Non si sa mai. Non Sempre io dopo questi però avrò bisogno di cure. ti preoccupare, per quello ci sono sempre. Allora, ci dice. Ok, con quest'ultimo cazzotto l'ho mandato praticamente a terra. No, ok, avanti signori! Chi sarà il prossimo? Scommettete, scommettete! A me guarda che sta gocciolando il sangue dal naso, perché ho beccato un cazzotto, due cazzotti in faccia. Ci sono arrivato. Mi pulisco il naso. Ok, intanto comunque ti ho fatto 18 di intrattenere. E ti faccio una domanda: da tutto questo ci ricavo qualcosa? Magari qualcuno che inizia a scommettere, inizia a prendere magari le scommesse. Le scommesse dovresti. Tutto l'oste sta facendo, sta raccogliendo tutti i soldi. Dopo aver visto che ovviamente è caduto, sta guardando o fa arrivare un'altra persona, oppure ferma tutto. Sta Ok. aspettando te per sapere che deve fare. Perché ha raggiunto i soldi di quel tavolo e di molti altri già. Ok, faccio cenno di continuare. Comunque, io magari ci intasco anche qualcosa. O penso che ne parlerò dopo con l'oste. Non credo che ne intascherai. Stiamo facendo casino dentro la sua cosa. Stiamo picchiando metà del villaggio. Non fa nulla. Comunque arriva un altro. Io dico, avanti il prossimo, su! Questo non mi colpisce, causa attacco di opportunità. E vado con. Da, tipo così, mi dà un critico io scolare. Quasi, quasi. Quasi 18 è uscito, no! Vabbè, e ovviamente scudo il secondo danno perché tanto non mi interessa adesso. Do il primo cazzottone dell'attacco di opportunità e adesso tocca a me. Carico un pugno.
È più alto di uno. Per 19, 19 hai fatto comunque. uno, se no dovrebbe sarebbe andato anche a critico. Vabbè, con quest'altro cazzo, questo lo colpisco, anziché in faccia, lo colpisco allo stomaco, quindi un po' si piega. Questo continua a rispondere. Ok, ricordati l'attacco d'opportunità prima Sì, del già colpo. fatto. Allora, un attimo, Ok. prima vediamo. E che cazzo? Aia. Vediamo se lo conferma. Non lo conferma. Ok, entra e basta. Vediamo io. Se attacco. Dove sarà l'attacco? Io attacco. Quindi faccio altri 4 danni. E prima che lui mi dia un colpo, io ovviamente gli assesto l'ultimo cazzotto e lui si stende a terra. Quindi siamo arrivati a quota 2. Che dici? Meglio che basti, perché ormai mi sto iniziando a stancare e ho bisogno anche di prendere qualcosa che mi ricarichi un po' le Ok, a questo punto io invece faccio un tiro di intimidire al pubblico. Come vedete, nessuno finora potrà sconfiggere questa signora. E a quanto pare non c'è neppure nessuno con abbastanza fegato tra di voi per poterla sconfiggere. ormai tutti con il morale a terra Aspetta che stanno faccio il cercando tiro di di sistemare intimidire. intanto le cose. Potrei fare uno. E invece ho fatto 15. Vabbè. Vedi? Il primo tiro sopra il 10, vai. Tutta la gente si alza al tavolo, lascia i soldi ormai delle scommesse che ha perso, paga il tavolo e inizia ad andare via, evitando anche di avvicinarsi allo strano gruppo che si è creato. Mi avvicino all'oste con tipo un atteggiamento un po', come posso dire, mo molto fiero, mo molto fiero. Dico, ebbene, Cosa aspettate? Potete andare. penso, Il debito è sì. ripagato, potete andare via, grazie. Oh, ma grazie a voi. Ci vedremo la prossima volta. Ti richiama e dici di tornare indietro un attimo. L'oste. Sì. Ok, mi giro verso di lui. Ti dà una pozione di cura ferite leggere da dare a me e ti allunga 500 monete d'argento. Ah, ok. Ci abbiamo preso tutti. Ok, È la ragazzi. metà di quello che ha guadagnato. Madonna, una moneta d'oro ha guadagnato. Oh, guarda che costano le cose, Ragazzi, giusto per sapere qual è la valuta, cioè qual è il cambio della classico, campagna? 10, classico. 10, 10? Sì. Ok. Allora, le posso convertire subito? Ok. Allora, do 25 monete d'oro a Tizia. Ada, è facile Ad Ada. ricordarsi. Ok. Ok. E 25 me le tengo io. Qua sta giusto. Dove cavolo stavano le monete? Non mi ricordo. Vabbè. E gli lascio anche la pozione. Ok, intanto la bevo. Quanto curava? Un D4, era un D6. Un D8. Un D8 più 1? No, un D8 e basta. Ok. Tecnicamente sì, un D8. Normale. Perché mi Allora, sa non ci dovrebbe essere il caster level. merda! Vabbè, dai. Ok. Gli do una pacca sulla spalla. Come se c'era. Gli do una pacca sul polpaccio. Finché non gliela dai sul culo, a rischiare un cazzotto tu, guarda. L'avevo detto che avresti pagato tu. Non ti guarda malissimo. E se ne va fiero. E tra l'altro, quando gli dà la pacca,
Utilizzo anche un cura ferite leggere. Quanto mi curi? Un di 8 più 1. Visto? Mi ha ripristinato tutto stavolta. Sì. Ok. Vedi il bardo? Ok, ma adesso comunque ormai la mia ha smaltito la sbronza e comincia a tirare tutti fuori, dicendo che dobbiamo muoverci prima che arrivi il tramonto, perché i predatori sono tutti notturni. Quindi prima che diventi peggiore la situazione, muoviamoci e andiamo a dove è stato a trovare questa principessa, questa cristiana qua. Andiamo a risolvere il problema della guardia del corpo. Ah sì, certo. È vero, avevamo anche da fare lì. Perfetto, andiamo. Ok, penso che a questo punto ci incamminiamo verso il boschetto. Oh, non si vede un cavolo. Già, un attimo, mi devo posizionare ancora. Qualcuno ha dimenticato di mettere le pedine. Sì. Ok, mancava l'ultimo. Era da qua o dall'altra parte che arriviamo? Aspetta un attimo, mi vedo il dubbio. Eh sì, arriviamo dall'altra parte, giustamente. Un attimo che vi ho messo dalla parte sbagliata. Ok. Allora, adesso cominciamo a togliere la nebbia di guerra. Che Allora, bello scenario. sì, bellissimo, vero? Di fronte a voi si trova, poco dopo essere arrivati nella foresta, osservate che il tempo, il meteo è cambiato completamente, diventando rapidamente più freddo. La strada è coperta di detriti e cadaveri, uccisi sia di esseri umani che di cavalli. In più c'è una statua di ghiaccio che sembra essere umana, sembra essere umana, che ha in mano una spada in una posizione come se si stesse difendendo. E più in là c'è un altro calesse che sembra essere quello della ragazza. Tutti i cadaveri, eccetto che uno, sono stati spogliati delle loro armi. La mia ad utile di percezione per osservare le tracce. Io mi sono avvicinato al carro e tiro di percezione. Per fare cosa? Per vedere se ci sono tracce o segni di spostamenti e cose. Allora, tu avvicinandoti alla. Ok. Ho fatto 10. Bene. Allora, avvicinandoti Ah, ok, al. ero mutato. Ok, senti, io non posso muovere la mia pedina. Ah. Bello. Risolvo subito. Ok. Adesso? Perfetto. Allora, quindi una cosa alla volta. Intanto Ada osserva le tracce e vede che il carro è stato deragliato da un colpo che ha subito da lato, spingendo tutto fino a finire sulle rocce. I danni dei calesse è stato dato più che altro da colpi di. Da colpi, non sono stati danneggiati dalla caduta. Ci sono poche tracce di scarpe e scarponi, quindi le creature o sono state chi ha attaccato è stato bravo ad occultare le prove, ad occultare le sue orme, oppure, le ha, oppure non ha mai toccato il suolo. Invece, il vichingo, una volta arrivato al calesse dove doveva essere Lady Argentea, inizia a sentire dei rumori e grattare sul legno all'interno del cassone. Io ti ho fatto anche un altro tiro di percezione, che ho fatto Sì. 23, più che altro per quella statua. Sulla statua? Sì, per capire se è una statua o sta facendo finta. La statua sembra essere. Sembra
assume veramente una posizione umana di chi si stesse difendendo, però la parte del petto sembra come scavata. E indossa sopra ancora un pezzo di armatura e in mano brandisce una spada perfetta, una spada lunga perfetta. So che è vivo meno. Non è vivo. E avevo appena detto, la parte dove dovrebbero essere gli organi interni è stata scavata con le unghie. Io entro nel campo. Ok. Tipo di spada è quella, aspetta. Spada lunga. Oddio. Io mi avvicino agli altri e dico in silenzio. Se volete, lì c'è una spada di buona fattura che vi potrebbe servire, se volete. Ste, una curiosità. Quanta classe armatura hai? Io? Ste, Atlas, come si chiama? Ah, sta lo Sì, cambia nome ogni tanto. Stefano, quanta vita hai? vero? AC. Sì, Sì. um... 17. Madonna, stessa cosa, che cavolo. quella. Però mi serve quella là da impreparato. Ah, 17 pure dovrebbe Sì. essere. Quale touch AC e No, flat-footed AC? flat-footed. 17. Ah, ok. Lo sapevo, abbiamo la stessa scheda praticamente a Ok, ti posto. salta addosso uno zombie. Con Bello. uno. Aspetta che lo faccio, lo rendo visibile. Dietro di lui ne compare anche un altro. Grande. Faccio vedere la pagina così almeno capisco dove. Grande, quando le persone non aspettano. Ok, capisco. Allora, cerca di attaccarti, ma non. L'attacco di uno non va a segno, mentre l'altro sta ancora cercando di uscire. Adesso via con l'iniziativa. A Tra posto. lo. Vai. Vediamo. Ok, diventi e basta, non tanto. Io non ho iniziativa praticamente. Ma sì, non c'è da Vabbè, dai, preoccuparti. non ci scherzo, dai. Perché stavo scherzando. Ada 21. Ma che Vai. cazzo? Ah, Su via, ragazzi. sono penultimo. Ok, un attimo, vedo lo zombie. Madonna. Gli zombie, anzi. Vabbè, 18 c'hanno gli zombie. Quindi, Dipende di prima cosa. attacco io, giusto? Chi ha fatto più di 21? Nessuno. Nessuno? Ok. Solo tu hai fatto 21. Ah, non posso fargli una carica, allora dai. Perché non puoi fargli la carica, scusa? No, Ma vabbè, vabbè, guarda sì, che c'ho. posso, in linea retta. Però sta così in mezzo. No, tecnicamente lui sta al quadratino sotto. Ma scusa, perché non metti la griglia? Perché va storta rispetto a quella. Poi La sistemi un attimo la mappa in modo da adattarmi la alle faccio, griglie. Va bene. Va bene. Quando ho tempo. Mi sembra giusto. Allora. Vabbè, sì, ce la faccio in linea retta. Però non copro. Copro solo 6 metri, io mi sa, no? Io No, sono di carica ha carica 5. raddoppiato. Sì, certo, ci arriverò tantissimo Vabbè, io. incarica pure tu, dai. Quando posso andare in carica? Da sempre, è una manovra. Allora, il bonus della carica era più 2, no? Allora, un D20 più 7. Sì, gli spacco i musi, vaffanculo. Spero di spaccargli i musi. Adesso colpo senza armi. 10 feet sono 3 metri, no? 10, sì. Ok. Ok, ne arriva a 4, vivo. Vabbè, sì. Ok. Un cazzotto dentro lo disintegro. Lo faccio esplodere. Quindi. Vabbè, lo lascio qui comunque. Mettiamoci una croce sopra. Ok. È il primo esploso. A chi tocca dopo? Io ho fatto 21. A me. A lui tocca a lui, ok. Comunque c'è il turn order,
almeno dovrebbe Allora, vabbè, esserci. faccio. Non. Boo. Cioè, lo so A che dovrebbe sinistra. esserci. A sinistra c'è tipo una specie di orologio. Faccio Ok. l'attacco con. Sì, però non ci stanno selezionati. Poi. Sì, no, basta che fai tasto destro su un token e fai aggiungi turno. Vabbè, poi se fanno una. Colpisco. Se avessi compilato la scheda. Come? Se avessi compilato la scheda sul Roll20 avrei potuto fare tutto rapidamente. Vabbè. Vai, quindi hai attaccato lo zombie? Sì, ho fatto l'attacco più. Ok. Colpisci. Ok, adesso devo tirare un D8 più. Più forza, sì. Ehi, quanto ne tiri? Il Ho sbagliato. primo conto, sappilo. No, Scusa. stavo cercando di selezionarlo per fare un D8 più 5. Ah. Ok, quindi hai fatto 6 danni. E scusa, hai detto che deve essere un D8 più 5, io ho detto che io considero il primo risultato. Eh sì, appunto, però che cazzo. Lo so, però no, beh, dai, fammi. Il secondo no, però, eh. No, adesso, vabbè, ho detto io il primo che è partito. Ok, dopo tocca agli zombie, allo zombie che ti riattacca per ringraziarti. Ha fatto 17 di Preciso, tasto. preciso. Sì. La difesa vince, no, quando appari. No, Ah, l'attacco. l'attacco, ok. Ma secondo me togli le scorte. Sì, certo, 67 magari. Ti infligge 8 danni. Wow. Ok, così. E tanto siccome. E poi si sposta verso di me. Però senza attacco di opportunità avrei da. No, probabilmente ha fatto il No. passo gratuito. No, si è Ah, tra mosso di l'altro. più. Più di un metro e mezzo si è passato, Ah, sa? ok. Tra l'altro, ti ricordo che esiste questo. Perché una X? Ah, condizione, sì. E mi scordo, se lo 20 questa è tipo la prima volta che lo uso. Sto finito po da poco di programmarla tutta. Allora. Quindi, entra in attacco di opportunità. In realtà si prende attacco opportunità da entrambi. Vogliamo un attimo. Perché ho tirato di nuovo iniziativa? Più 25 tanto per sporco, Sì. poi Poi sì, non ho appunto. capito Più. nemmeno io da dove sia uscito quel più 25, vabbè. Siamo Allora. arrivati a livello 30 e già iniziamo a fare queste cose. Andate. Usa. Tanto, 19. Ci colpiamo a vicenda praticamente. No, scusate, lui ha fatto l'azione di movimento e basta. Quindi io e basta dovrei attaccare. Eh sì, in realtà anche a Astalos. Ah, è vero. No, uno solo è l'attacco di opportunità. E No, so due, perché è passato di fronte ad Astalos poi ed di è fronte a me, sì. passato. Vabbè, Sì. se fai lo Perché pure tu. qui è grado di minaccia Sì. suo e poi è arrivato qui. Se. Dica. E c'è l'attacco di Colpisce Dastalo. opportunità pure tu. Dai, colpisci prima tu e Ok. poi io. A posto, io rimarrò qui. Di Che cosa devo tirare? Non mi ricordo. un tiro per attacco. colpire. Ditelo una volta, per favore. Ti devi lanciare dalla finestra. L'attacco, stai, il tiro per colpire. Ok, un secondo. Comunque con la spada lunga perfetta potrebbe servire. Probabilmente. Beh, direi Un'arma una spada lunga perfetta. per. Una Il spada DAB, perfetta Giovanni? può essere. Il DAB DAB, va va bene. bene. DAB più Sì. forza. C'ho uno. Grazie. Più Tutti ci forza. abbiamo uno. Diciamo, beh, tutti, vero? Non è vero, io c'ho zero. È vero, questo è anche vero. Dei due dai, Madonna, Ok, dei due tu dai. colpisci pure, vai ste. Fai il primo Oddio. attacco.
quanta c'ha quello zombie? Uno schifo. Tipo È uno 5. zombie, pure tu, che cazzo chiedi? Più 5? Sempre più 5? Sì, no. Ok. L'unica protezione che ha è la sua pelle marcia. Sì, infatti. Ok, i due zombie sono morti. Ah! Ok. La scena è stata questa. Oh mio Dio, ma che cazzo! Ah, ah, bah, bah, bah. Fine. Nel giro di 1, 2, 3, 3 per 6, 18 secondi. Il giro di 18 secondi e 30 minuti di video. Vado veramente. Mi avvicino ad Astalos e dico: e allora, cosa facciamo? Agiamo senza pensare? Io uccido. Posso tirargli un cazzotto? No. Perché vuoi tirarmi un cazzotto? Sono il caotico neutrale. Se mi dici qualcosa, mi incazzo. Anch'io sono caotico neutrale e ti potrei far credere di essere un uccello. Tieni la mia codica buona e vedete di piantarla tutti e due. Io sono l'unico stronzo legale buono, me ne vado qua di sparte. Comunque lo ignoro e tiro di percezione nel carro. Ok, vai, tira. Lascia stare. Pure tu, Turion, dove credi di andare? Vieni qui. Vagnato a scappare! Vabbè, guardo io nel carro, dai. Almeno se ci devo attaccare siamo tutti vicini. Vedi? Così si fa! Madonna. Che cazzo di percezione è quella? Tirato 18! Allora, all'interno del carro noto che ci sta un anello. Bella, arrivare. Non hanno, Che però. ci sta un anello e ha dei simboli incisi. La mia, essendo analfabeta, non sa che cosa ci sia scritto, quindi lo prende e ve lo passa. Insieme ad altri oggetti che raccolgono. Aspetta, vediamo. Io ho pure conoscenza di. Siamo tutti dei fottuti ignoranti. L'unico è il paladino. Paladino! Oh, Vabbè, io ci c'ho sono conoscenza. anch'io. C'ho conoscenza religiosa, non credo che possa servire per un anello. In realtà potrebbe servire a molto. Vabbè, non è Però una vabbè. sedia, è una sedia a caso. In ogni caso, leggo cosa c'è scritto sopra. So, ci sono le due lettere incise, A e Credo sia una fede nuziale. A posto. E credo che queste siano le iniziali dei consorti. Vabbè, c'è Dico qualcos'altro lì dentro? orecchini, braccialetti d'argento e di perla. Ok, Oh, prendi tutto, potremmo venderli a buon mercato. mi metto in un sacchetto. Tanto non credo che alla gentil donzella, che adesso non c'è più, li potrebbero servire. Sì, adesso li tengo io nella borsa, nella sacca. Giusto! E mi giro verso il paladino. Sì. Ok, buonasera. È arrivata la voce da lì? A Sì, posto. abbiamo sentito un buonasera, ma Ok. dato che noi siamo molto rispettosi, non rispondiamo. Ok. Che rispetto. A posto. Vabbè, la tabellina è quella, Ok, sa? Non comunque preoccupare. mi giro molto meccanicamente verso il paladino. Giusto! Sì, giusto. Che abbia io sto fermo così, eh. Cioè io ho messo nella sacca e ti guardo malissimo, perché non pensare nemmeno a rubarli. Tra le mie Il manone. paladino, il paladino, Ok, che facciamo adesso? beh, come avete potuto vedere, spero per voi, lì c'è una spada. Però fate attenzione, potrebbe essere un altro agguato. Ah, La e mia ha già poi, le mani. chi è che tira di signor percezione? Master, in tutto questo, questi qua sono due scrigni, no? Sì, due pezzi così. Due Prendiamo le cosa. scringhe. Beh, fermi tutti. Primo, questo cos'è? Un lago? No, è zona di neve, erba e neve. Ah, ok, a posto. Ah, ok. Tutto normale. Ok. Turion? Sì, gradirei una risposta. Sì. Se vieni che là ti faccio Ok. salvaggio.
La Ho scheda. una proposta da farti, vieni qua, però gli altri non devono sentire. Devi andare lì a prendere quella spada. Noi ci teniamo d'occhio nel caso dovessero spuntare altri zombie. Non ti preoccupare, nel caso. Nella peggiore delle ipotesi potresti morire, però non, con quell'armatura non credo. Mi va benissimo, dai. Cazzo è quel lupo? Lupo. Mi ha fatto un attacco di cuore Ah, fortissimo. qua è il mago, è il nostro caro Sono mago io. che è tornato È in un vita. lupo, è un Oh, ecco dov'eri, ti orso mannaro. stavo cercando anche prima. No, Cioè, comunque confondere un lupo per un orso mannaro ce ne vuole. vabbè, lasciamo verde. Se è verde da dove? Oh, ecco dov'eri. Dove sei stato finora? A fare i compiti di matematica. Yeah. Da buon mago studia. Andiamo a studiare. Oh, sì, certo. Che vuoi fare, paladino? Ti devo avvicinare piano piano. Io osservo la cosa piano piano, mi avvicino pure perché faccio i cazzi di tutti. Sì, su via, signori, Ma fatelo qualcuno deve far fare. capire Guardate dove dove deve siamo. andare, eh? Almeno mi seguo, tipo. Stanno giusto raccogliendo la roba. Oh mio Dio. Ah, io ho camminato lì a capocchia, c'è qualcosa? Io proverei ad estrarre la spada. O a Va prendere. bene. La Una spada spada nella nella roccia. roccia ghiacciata. Total party kill. Un Madonna. No. Chi prova a prendere la spada? Ok. cadavere. Io. Turion. Afferri la spada. Nel prenderla, spacchi, prendi, ti rimane la parte della mano col braccio che se ne è venuta dalla statua, che rimane così. E tu stai guardando, prendi la spada e la parte di braccio. Posso tenerlo Io come grido, souvenir? fortuna che sei un paladino! Puh! La posso prendere come souvenir la mano? La tengo Allora, come ragazzi, porta ragazzi, legale è buono, ragazzi. Facci Infatti, porta come chiave. legale vuole, mi tengo la mano del cadavere. Vabbè, può usarla per qualsiasi altra cosa, non lo so. Conosco un Sì, alchimista che farebbe un braccio. a posto. Mi prendo la mano e me la infilo su per il culo, a posto. Non volevamo saperla questa parte. Comunque, Questo ok, cimitero quindi. del nano non si sa mai dov'è. Allora, quindi hai adesso una lama lunga, perfetta. Poi non lo so. Devo. Se la vuoi Dai. dare a qualcuno perché non ti è utile, non lo so. Poi vi Posso usare organizzate l'arma a due mani? voi. È un'arma una mano, la spada lunga, La sappi. spada lunga? Si può usare anche a due mani, ti dà un D10. Non mi lamentere di un D10, guarda. Vabbè, allora, che cosa facciamo adesso? Allora, io in realtà vorrei controllare ancora nei dintorni, dalla posizione in cui sto. Allora, prima di tutto vorrei capire, quelli quindi sono scrigni, barili, che Cristo Barili so. di quelli che contengono tipo i vestiti, le valigie da viaggio sono, ok? Valigie. È vero, ma gli Contorno. zombie cosa com'erano? Erano due zombie maschi o femmine? Cosa c'è in Che mezzo? vuoi, Perché? stuprarli pure, figlio? No, stiamo cercando una donna, no? Sì. Non è che c'è stata Stavamo, una donna. non l'abbiamo trovata. Forse era uno zombie. No, erano due uomini. Aspetta, ma perché ci penso? Non è che nella mano congelata ci è rimasto un segno di un anello? No, non c'è nessun segno dell'anello nella mano congelata. Ok. In Forse tutto la donna. questo però effettivamente. Scusate. Ispeziono meglio la cabina. Ecco, uno spunto tra zombie. No, non ci sono altri zombie. Allora. Ops. Lì stava il lupo, Adesso. porca. 16. Ok. Allora, all'interno della cabina puoi notare come ci sia lo stesso stemma che si trova sull'armatura della statua a cui avete appena mozzato il braccio e anche sui vestiti degli zombie e degli altri cadaveri. Quindi ci Ok. trovano qualcosa. Che armatura ha la statua? Un'armatura media con sopra lo stemma blasonato dei Tal'Dan. Però penso sia ormai rovinata, no? È congelata, non tanto Beh, può rovinata. essere comunque riparata, sta in condizioni buone. Bisogna solo Aspetta, c'è ripararla una poi. forgia lì sotto. Saccheggio alle statue, madonna. Tanto abbiamo una forgia, si potrebbe risuscitare come cosa. Ma sì. Già Ok. In ogni caso, non me la cerco. gioco l'inventario, l'armatura? Sì. L'inventario però perché è rotta, non getta armatura, sa? Sì, armatura Ok. media.
In tutto questo magari cerco a sto punto di vedere se ci sono tracce, qualche tipo di cosa, giusto per capire dove potrebbero essere andati e tipo qui c'è un'altra strada, va bene. Bello, si scoprono cose. Ah no, Allora, ma da lì, no, da lì non è da dove siamo venuti. La strada in bianco è praticamente il tragitto che il carro ha fatto all'inizio per poi arrivare dove siamo arrivati noi quando ha deragliato. Le tracce, ci sono tracce di trascinamento che portano verso questa zona qui. Aspetta, dove? Aspetta. Aspetta, puoi ripetere? Non ho capito. In che senso? Che Ok. non ho capito. Che le tracce, se chiudi la scheda lo vedo. No, sto vedendo la scheda per le altre cose. Ok. Allora, il tragitto in bianco è quello che stava facendo il carro fino a che non è deragliato. E poi lungo questa zona qui ci sono tracce di trascinamento. Seguiamo le tracce. Tu non le vedi le tracce, non hai fatto il tiro percezione, imbecille. Beh, penso che tu Ok. l'abbia detto. Oh, trovato No, le ancora tracce. no. E non lo dire, tieni tra te. Tieni Ok. pure i tuoi segreti. Ok. Ragazzi, perché a me piace ruolare, forse non si è capito Excuse me. che... Eh sì, non è un Ok, seguendo boomerang. le tracce dico... beh ragazzi, a quanto pare quel soldato penso che si aspetti qualcosa da noi, quindi non possiamo ritornare così. Penso che per il momento dovremmo fare i buon samaritani e seguire queste tracce, Non è vedete? molto, ma è lavoro onesto. Io, vi ricordate, le creature di ghiaccio hanno paura del fuoco. Ma ancora non ne abbiamo viste, eh? Probabilmente stanno andando tutte all'interno del bosco. Quindi occhi aperti, occhi e orecchie aperte. Seguiamo le tracce. Scusa, non possiamo tipo bruciare un legnetto? Ci sono 30 torce più o meno nel cazzo di E allora, che cazzo di paura è? Allora. Però penso. Oh, voi. Fermo, fermoli. Pure a Scusa. me, tipo, ci Ho stava detto che questa. ci spostiamo? No. Scusami, vieni! Che cazzo? Allora. Andiamo dall'altro lato così non carica più la mappa. D'altro lato Ok, e non c'è. dico, però forse dovremmo stare attenti. Se sono così intelligenti. Se Intelligenzi? sono così intelligenti come penso che non sono, avranno sicuramente piazzato delle non trappole. Posso Capite il mio fare. ragionamento? Io potrei vedere se sono magiche, però normale Servono trappole all'interno? Assicuriamocene subito. Avessimo avuto un No, barbarone no, là. aspetta, non mi avete capito. Ho detto che ci sono le non trappole. Ah, quindi sono non trappolose. Non abbiamo capito Sì. allora. Nel senso che No. non ci sono trappole. Ok. No, Ora che ci no, no, penso. no, forse non avete capito. Le trappole ci sono, ma sono non trappole, nel senso non sono state piazzate per noi. Magari qualche cacciatore avrà piazzato delle trappole lì, quindi ci potremmo trovare anche qualche non morto lì. Capite il mio ragionamento? Sì, forse sì. Di sicuro non Comunque, morti. ragazzi, ora che ci penso, stiamo per intraprendere un piccolo viaggetto nella foresta e non abbiamo approvvigionamenti. Parla Cioè, abbiamo i per te. cavalli mangiati. Io non c'ho Tu niente. sei un approvvigionamento. Ah? Squartiamo i In che cavalli e senso? mangiamoli. È un'ottima idea. Vabbè, scusa. Io non ho nemmeno l'inventario. Ehi, non ci vuole niente. Tiro di sopravvivenza per costruire delle... Ok. Io faccio razioni dappertutto, eh. Beh, io Un attimo. comincio ad affettare la carne. Ok, io ho fatto razioni di qua. Dove si va? No, io c'ho sopravvivenza Aspetta, alta, io me li parlo. io fermo tutti e dico: oh, sul serio volete sprecare del tempo e così e fare in modo che diventi buio? Vabbè, io in caso c'è uno scoiattolino, mi mangio quello. Io ho già squartato il Quanto carne cavallo, abbiamo cioè... Io preso? ho fatto 10 razioni, sto a posto per una ventina di giorni, ma Non ho capito come fai a fare 10 razioni con 10 in survival. No, lo squarto perché ce l'ho già altre. Ah, ok. Ti dico Vabbè, subito, ragazzi. ne avevo... Ops, è qui. Avevo 5 razioni, adesso ne... No, ne avevo già 10, ok, quindi sono 15. Ok, ragazzi, io in Beh, tutto questo vediamo. non Io ho razioni. Ok, dai, poi te invece ne non ho allungherò nemmeno una. lo zaino. Vieni, vieni, piccolo. Vieni, piccolino. Io ne ho fatte 12 più 1. Ne hai fatte 6 totali.
dal cavallo. Però le tue sono crude, io Vieni me le posso piccolino, bruciare. vieni, Io me le do un cucino pochino poi. di grattugiato. Do due bistecche di cavallo al piccolino, vieni. Chi è il piccolino? L'altro, Ah. quello che prendo. Ma io non c'ho niente, raga. Grazie, ma non credo che lo possa mangiare freddo. Di Vuoi il certo non gli mio? vorrei rovinare i denti. Non è per ora, per cucinarlo dopo è questo. Eh Ma così sì, vanno certo, le ti giuro. con questo freddo. In realtà non Le penso mosche che del cucinarlo freddo. adesso. Sì, però fatemi parlare magari. Ci sono quelli zombie, le mosche. Eh sì, no. Ovviamente sì, lo sappiamo, lo cucineremo quando avremo un pochino di calma perché passeremo tanto tempo nei boschi senza. Sì, ok, però quello che voglio cercare di dirvi è che Ada, non credo che lo dovresti cucinare adesso. No, non lo sto cucinando adesso. Ok, quindi non lo fare. Ma intanto abbiamo della carne. Può essere usata anche come esca per catturare qualcos'altro. O per tenersi Beh, sì, buoni altri certo. animali. Se Sì, dobbiamo perché qui. sbrigarci, è bene evitare queste cose. Io Evitiamo ho animali. capito, però devi anche considerare che dato che fa freddo si potrebbe anche conservare meglio. Questo non lo sto cucinando. Ah, Ma ok. i zombie che carne prediligono. Sei meno intelligente di quanto pensassi. Perfetto, andiamo. Andiamo. Ok, e ci dirigiamo. Giovanni, i zombie che carne prediligono. Quella umana. Vabbè, dovevo Trotta prendere. galoppa, Volevo trotta affrettare galoppa, dopo. trotta galoppa. Ok. Abbiamo iniziato ad avventurarci all'interno del bosco esterno, il bosco di confine. Le tracce si diventano sempre più lievi, sempre meno fitte. E si dirigono all'interno degli alberi, che sono sempre più alti e folti. Si trova ovviamente una piccola, cioè un'enorme cesta, mezza seppellita all'interno della neve, che sembra abbandonato da qualcuno che è stato passato di lì velocemente. È stata abbandonata lì, lanciata, tipo. Ah, fanculo! Ok. Cosa c'è nel cesto? Vuoi aprirla? Con molta cautela, prima ci faccio un tiro di percezione. Non si sa mai che tro ci trovo un ratto. Zombie. Io ci ho rinunciato di percezione. Bravo, è così che si fa. Ho fatto 20 in percezione. Dire anche io. Mi ha fatto più schifo. Wow! Me la tento. No, voglio vedere adesso. Non tentare Perfetto. più, ste. Io almeno dico, oh, ma quella è una cesta. Il bardo ha capito tutto, e Stefano. Buh. Vabbè, lasciamo stare. Ok, ragazzi, facciamo così, tiri di percezione e fateli O a fare me. Secondo me c'ho comunque 6 in percezione. a me. Io c'ho 7, vaffanculo. Niente. Allora. Osservando bene la cesta. Si riesce a notare il fatto che ci sia qualcosa di strano, come se fosse posizionata apposta lì. Ok. Probabilmente è una trappola fatta apposta per noi. Ci lancio il paladino sotto. Fermi tutti, tu non sai che è una trappola, imbecille. Infatti. Allora, ok, dico fermi tutti. Vedete quella? Quella è una delle non trappole. Gi già la mia parla poco e capisce poco perché c'è okay, int 9, un po' scema, però se dici così lo peggiori le cose e basta. Ok. Per quelli che si chiamano Ada, è una trappola. Grazie. Io guardo Ada e gli dico, ti credi stupido? No, non è vero, è solo idiota. Niente razioni Ti credi per te. idiota? Potrei morire di Oh, non ti fame. preoccupare. Oh, non ti preoccupare, me li hanno già date le razioni. Bastardi. Io la darei io. Ok, io a sto punto prendo una pietra e la voglio lanciare sul cesto. Ok. Ho più 2 di ranged. Quanto hai Aspetta, no. forza? Ma basta destrezza per quella distanza. Ah, ok. Lanci una pietra. Il Fa un tiro bellissimo e applaudo le mani. sasso Ok. applaude, Comunque, sono stato lanciato. prima mi metto un po' a distanza prima di lanciarla. Quanto più o meno?
almeno 9 metri. Ok. E Allora. invito anche gli altri ad allontanarsi. Ok. Vabbè, non ci siamo, quindi ci allontaniamo. Nel momento in cui il sasso colpisce il cesto si apre e scatta un'enorme trappola meccanica, che è solamente dei tronchi affilati che si schiantano uno contro l'altro sulla cesta. Ah, vedete, quella è una non trappola. Ho Ok. anche detto un ankle trap. No, cosa ho detto? La Lo trappola zio. dello zio. Sì. Ma zio, trappola. No, volevo dire un grandpa trap. Ah, Trappola trappole del del nonno. nonno. È perché è una non trappola. Vabbè, ragazzi, vaffanculo. La mia continua a osservare. Ovviamente, siccome la cosa comunque puzza, perché vuole comunque il fatto che ci sia una trappola, comunque qualcosa c'è da nascondere. Perché non può esserci sempre solo un'esca. Perché ovviamente nella caccia tu se piazzi un'esca particolare, per prendere un particolare tipo di cose, riesci a comunque. Se non prendi qualcuno, hai comunque qualcosa intorno dietro. Quindi cerca per eventuali corde o segnali che possono essere scattati. E non riesci a trovare nulla. Però sotto alla cesta distrutta, vedi che c'è un'altra cesta. Ovviamente questa è fiduciosa che non ci sia una trappola È un stavolta. Inception. No. Prima della tua fiducia devo avere la mia fiducia. Ok, hai la mia fiducia. Ok. Bello. Inizia a scavare e recupera una cesta molto più piccola. Beh, La matriosca. è così. Contiene niente, giusto, contiene le armature, le armi che sono state prese alle guardie di Lady Argentia. Io comincio a uscire tutto. Ci sono dentro armature di pelle, pelle rinforzata, una cotta di maglia perfetta, due scudi di legno leggeri. Sette spade lunghe, due lance, un pugnale perfetto e tre balestre leggere con 25 dardi. Io non me ne faccio niente di questo. Se Non mi nessuno ce ricordo l'ha neanche. obiettare, se nessuno ce l'ha obiettare, prendo la cotta di maglia. Io Io prendo il prenderei uno pugnale scudo. perfetto. Io prenderei uno scudo tanto per fare spade scudo dopo un po'. Io non prendo niente, non ti Prendi la incazzare. balestra. Ok, dai, Almeno, prendo la tanto la puoi cotta di maglia, usare. Giovanni. Ok, prendo la Cotta di balestra. maglia Però perfetta. mi frego tutte le E devi frecce. guardare la statistica della cotta di maglia più E dove la dovete via? giù, sotto il testo. In Wow. main. Giù. Attacchi, premi più. Qua? Add Sì. qualche. Balestra leggera, 25 dardi sono. Giovanni, io adesso ho 17 di armatura, con la cotta quante ne ho? Che armatura hai addosso, scusa? Mi riprende le Considero. statistiche. Ah, c'ho la cotta di maglia già. Ah, vabbè, Non è cambiato niente. Mi devi no, dare le vabbè, essendo statistiche. perfetto è più No, uno. appunto il masterwork è più uno. Categoria. Faccio dopo, segni il dardo. E dove si deve 25 aprire? dardo, scrivi quello. E tra Cercalo. l'altro, Il raga. dardo è un D4, fammi sa. Sì, ma dove sta scritto di aggiungere Ragazzi, quindi adesso qua. c'ho 18 d'armatura io. Ammunition. Esattamente. Tra l'altro, ragazzi, il masterwork vuol dire che le potete incantare. Sì. E Non valgono, c'è mi sa, bisogno di tirare, però. 100. Eh sì, e valgono, mi sa, 100 monete d'oro in più. Come 300 cazzo monete si d'oro in più. cambiano? 300? Sì. Quindi anche il pugnale più 300. Dalia. Allora facciamo così, mi prendo pure la lancia. Prendiamo le cose perfette e le vendiamo poi. Prendo la lancia e due spade. Ok, io raccolgo tutte le armature, cioè io chiudo tutto nella cesta, quello che non c'è bisogno di tenere, e me la carico. E cominciamo Un ad andare. D4 Beh, più intanto. 2, eh? Un D4 più 2. Ma non mi ricordo il dardo, cerca su. Apri un'altra pagina e cerca balestra leggera, Pathfinder. Giova, quanto fa di danno la lancia? Stessa cosa, se. Ricordo che sto registrando, quindi non posso fare avanti e indietro tra le pagine. Ok, ragazzi, nel caso andatelo a vedere su internet. Sì, infatti. No, anzi, nel caso, dico meglio, nel caso non rompete il cazzo, andatevelo a cercare. Ok, Io ho penso di averla finita. trovato l'universo di. Vabbè, dai, cerca dopo, cerca dopo. Apri comunque tabella Ok. danni. Basta che apri tabella danni. Ok, vabbè, intanto magari facciamo un po' di time skip.
Cerchiamo magari di stare attenti, quindi nel caso quando è che servono i tiri di percezione, diccelo. Allora, Così magari velocizziamo un po'. Allora, più ci addentriamo, più andiamo avanti nella foresta, più comincia a farsi sempre più fitta e la neve cade sempre più velocemente. Ormai stiamo camminando nella neve, stiamo andando avanti a spostare masse e masse di neve attraverso il vento, credo che ci arriva sotto il coglio, sotto ai Più piedi. okay. Da niente dovete giù. Sì. E allora sono ghiotto. Senti, io utilizzo le racchette da neve. Allora, tirate di percezione. Come si dice? Sulla scheda vai a percezione, se ce l'hai, se no lascia stare bene. 20. Non c'è la percezione. Domanda, ma non posso aggiungere bonus da lancia, vero? No, perché non è perfetta. Ok. Allora, fatto 13. Io ho Un fatto attimo. 20 di dado. Vai, Ok. dimmi tutto, dimmi tutto. Un attimo. Devo vedere l'altro, no? Perfetto. Osservi qualcosa muoversi tra le cime degli alberi. Dato che ho fatto 20 percezione, no? Sì. Posso anche vedere chi si sta muovendo? Dovresti tirare di conoscenza. Ok, vedo comunque una figura umanoide, no? No, non ho mai detto che è umanoide. Ho detto vedi qualcosa muoversi tra le ombre delle foglie. Però dato che ho fatto successo critico, aspettavo qualcosa di più, però va bene, dai. Che tipo di conoscenze? Naturali o arcane? Io ce le Ok. ho. Tiro conoscenze arcane e quello me lo riporta, Ti vero? conviene che tiro io a sto punto? Sì, però E tu non tu? sai che. Lo Però tu sai non che hai c'è. visto nulla. Giusto, assolutamente. Assolutamente. 12. Arcana. Appartiene alla stirpe dei draghi. Non riesce a Ma che riconoscerlo. Sai che comunque è un Tazli Worm. Una piccola specie di draghi che tende a uccidere le sue prede tirandosele su sugli alberi per facendole morire impiccate con le sue mani. Che c'è grazie alla sua coda. Oh, ok, allora dico agli altri, ok ragazzi, facciamo molta attenzione, abbiamo compagnia. Tutti ci sentiamo in guardia. Però non sappiamo. Nessuno. No, a parte te è riuscito a vedere dove cavolo si trova. Ok. E Doccia, vabbè. Devo tirarlo intanto per il gli mostro. dico, si trova di lì. No, di lì. No, forse di lì. Mentre tu stai indicando dappertutto. Il Tazir Wyrm afferra me, afferra Ada. Inizia a tirarla sugli alberi con un suo morso. Con un morso mi ha afferrato e mi inizia a tirare su per gli alberi. Dice, oh cavolo, si trova da lassù. Gli 8 più. Posso fare subito azione Infligge 10 danni. Wow. Posso fare subito azione? Sì. Unto sul ramo in cui sta appeso. Quant'è di riflessi per non scivolare? 15. Dove sta qua più 5? Cioè, riflessi c'ho zero io. Scivola! Madonna. Che culo! Ok, scivola però non mi molla. Adesso si tira di iniziativa per vedere i turni. Poi alla prossima. Allora, La prossima. intanto, è prono, Sì, e anche io. no? Vabbè, tu sei sempre prona. Vaffanculo. Vai.
Ok, il Tasium a 10. Cioè, 17 a posto. Ok, questa volta magari mettilo il turn order. Sì. Ah. No, non posso perché questa zona non è tracciata. Sto usando la mappa gigante. Ah, ok. Ho visto un 1, Se... attenzione. attacco dopo il taser. Beh, ha senso, dai, mi ha preso per la sprovvista, dai. Il Eh beh, fatto... Oh, ma sì. che cazzo! Oh, ma mio morso, che schifo! Che schifo è sta bestia! Beh, considera che mi è abituato a combattere bestie, non draghi. Va bene, Vabbè, tua? insomma. Scusa, chi è che deve tirare ancora iniziativa? Clicchi su niente. Io. E Stefano anche. Ah, due persone ancora. Ok, Quanto mi 15. esce da 15? Ok. Ste! Madonna. Quanto avevo di iniziativa quello? Boh. Scopriamolo. Avrà compilato la sua scheda? No! Quindi userò questa. Ancora. 13, ok. Sempre il primo, sono a Ok, posto. vai. È prono, quindi ha Attenzione. meno 4 la CA. Giusto? Che bello che darsi la Che classe. O è Ti lui che ha meno baci 4 tu. la CA o siamo noi che abbiamo più 4 Ah, meno 4 la di CA. AP. Ah, però non lo seguo. Poco. Che Sto tocca a te facendo un dopo. cazzo. Dopo il paladino tocca a te. A posto. Vai. Ok, poi Ok, esattamente dove che si trova davanti a me, tipo? sì. A terra. Distanza 1-2 A metri? terra, di fronte a te. Ok. Occhio a non fare uno, casomai colpisci Ada. Non si sa ancora niente se è tipo un non morto o altro. È un drago. Ah, un drago, così a caso. È un drago. Vabbè, Però... una creatura draconica in Sì. realtà, vero? Ecco, per chi ci drago immagino qualcosa di enorme proprio, non... Potrebbe anche essere un cucciolo di drago, eh. È sempre di taglia media in ogni Sì, caso, appunto. Ah, ok. Vabbè, io provo a colpire normalmente per il momento. La mia arma non ha bonus, no? Ah, bon è bonus di destrezza sopra. Ah, Madonna! Penso che tu lo colpisca. Appena appena, guarda. Dai. Quanto è? Immagino tipo solo 19 e tiro qualcosa. Ok. Quindi colpiamo e raggiungiamo. Quello dopo fa un Giusto per slash sapere, roll e tiro il dado. chi è Dimmi. che va prima tra Bjorn e me? Io. Prima. No. Scusa, tu quanto hai fatto pure? 15 pure tu? Ah, sì. Ah, ok, prima tu. Ok, dai, l'ha detto prima te. Aspetta, intanto sto colpendo. Se questo facciamo un colpo da Yen, intanto alla fine. Io... Poi scrivi il dado che serve. Spazio, come su te. Il numero anche, non di me. Cosa? Ah, ok, non No. capivo. Allora, fatto 6 danni, ok. Non mi lamento, sono sempre No, danni. Se appunto. fare un D8, 6 danni sono già tanti. Ok, poi dopo tocca a Lem, vai. Prendi il Dopo violino. dopo. Sì. Intrattenere. Ah, come lo staccavi in testa. Come si riferite Madonna, a lei? quel 18 l'avevo visto tantissimo. No, da anch'io, l'ho visto. Ok. Ci sono bonus e cose varie, se non gioco il bardo non lo so. No, per il Ok. momento no. Ah, oh, uffa. Sto aspettando quando comincia a suonare Eye of the Tiger. Guarda, lo farò. Ok, adesso Bjorn. È scritto al, non roll. Ah. Ah. Che grandi Brutta cosa scelte di oggi. dislessia. Allora, faccio io, ah, ho capito. Grazie. Balestra leggera. Attack melee, no, ranged. Ok.
Fatto 19. 19, quindi colpisco. Sì. È solo 4 di danno, giusto? Sì. Ok, va bene lo stesso. Ok. Raga, io devo Apri andare la scheda e comunque. clicchi sulla balestra. Va bene, dai. Aspetta, che tocca a te. Aspetta, prima attacca, poi. Confidiamo in te. Di togliere solo i dardi? Da togliere solo un Non lo so, dardo. controlla. Ok. No. No, non lo toglie. Oh, no, non colpisce, se non colpisce. Colpisco 24. Ok, dai. Allora, io faccio una prova di lotta per... Ci sentiamo alla prossima, ragazzi. Ciao ciao. Ok. Ciao. No, a questo punto vediamo di finire, di toglierci di mezzo qui, di scapparcene, poi chiudiamo per stavolta, dai. Allora. Ok. Vediamo. Base, bla bla bla. Artista della fuga. Che no? Ah sì, ce l'ho, che culo! Sì! Sì! Mille cazzo di sto merda di mostro! Ok, adesso posso attaccare. Ci sta, dai, perché vado, decido di prendere fuoco per la paura. Ma aspetta, no, ma mi sa artista della fuga è già un'azione. No, mi sa che proprio sono... Ah oh, no, sì, è vero, è come azione, giusto, come azione standard, è vero. Vabbè, dai, allora, ignorare questo. Mi sposto dal... Mi allontano da lui. Tanto non ti può. No, ti può fare attacco d'opportunità. Però fai al massimo solamente un passettino gratuito. Quello non è un caso, è giusto. E ho detto, mi allontano di un po', giusto, mi avvicino a voi. E Ok. a prendere un attimo fiato. Quindi il giro ricomincia, vai. Eh no, non Turion. tocca, non tocca a lui. E lui ha fatto... Ah, scusa. Ho dimenticato di fare lui, è vero. Cioè, lui stava prima di me. Allora, lui continua a mordere. Da steso? A me continua a mordere. Cioè, Ah, niente. stava prima lui. Sì, stava prima lui di me. Mo' rifaccio la parte, dai. Sperando che mi ricapiti di nuovo il 20, guarda. Vorrei sapere quanto ha fatto. Ah, altri 5 danni. Ok. Tra l'altro deve fare, mi sa, un tiro per mantenere la lotta. La BMC sua è... dove caspita sta? Eccolo. Più 9. Mi sa che l'ha fatto. Io non voglio morirci contro un drago, scusate un attimo, che cazzo. Vabbè, adesso tocca a me, Artist della fuga. Oppure non so se picchiarlo o meno. E comunque lui ha comunque meno 4, ma io non so se colpirlo o meno. Non so se ci arriverò. Ok, quindi non si alza? Lui sì, io però rimango attaccato. Attacco opportunità. Anche A voi, però io rimango l'attaccato ancora. tu c'è attacco opportunità. Ah, quindi è a posto. Ma andate. Vediamo. E che No. cosa fai? Prima devi fare per colpire. Ci avevo creduto pure io una volta, a posto. Ti ho detto, dai, forse ho fatto un D20 per una volta. Dai che ce la faccio. Ah, ok. Ok, Bene. Cioè, mi almeno sa che lo colpisci. colpisco. Vai. Proviamo col ghiotto. Forse mi spunta 9 tiro. Poi che culo. Ok, a Accidenti. posto. Non è cambiato niente. Meglio, meglio. La giustizia divina. Infatti. Io Vediamo continuo a io. suonare. Il ghiotto Ti gaggia con ridi, me. ridi, Io non ridi. faccio niente, io provo a colpire ma non Allora, io non colpo. sto più vedendo. Ah, intanto sono tutte attacche opportunità, vai, Ah, Iota sono. ok. Però non lo puoi Allora. fare con la balestra. E con che C'è il cazzo? C'è il randello. randello! Picchialo! Entro come Rocco. Il randello. Che cazzo? Non colpisce.
Ma dai, non è giusto. Ok, questo è il mio attacco opportunità. Ti Posto. tiri 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 Comincia Non so perché ho sentito tipo tiri tiri. a suonare un funerale perché secondo me adesso non la scampo più. Non il padrino. Non la scampo più, git. Fanculo tutti! Me ne vado. Vabbè, mi allontano dal morso. E facevo un passo da 1,5 m per stare lontano. Ah, madonna, mi immagino il tornare alla spalla. Questa sta mezza morta a me. Si è mezza morta con 5 buchi nella spalla profondi 20 metri. Sì. Sono altrimenti 2 m e mi sta gocciolando. Sto grondando sangue veramente sul bardo che suona. C'è qualcuno che gli mette le dita per tappare il sangue. Mi fermo. Che cazzo è? E che cazzo è Kenshiro che gli disegna il grande carro a ditate? Ok, in ogni caso io mi fermo un attimo e al posto di una canzone triste faccio Una costellazione in quel braccio. Madonna, io ti giuro che la devo. La compongo una canzone del genere soltanto per metterla quando suoni. Guarda, ci posso pensare io da A solo. posto. Vabbè, dai. Turno mio fatto. Sono allontanato. Tocca di nuovo al paladino. Spaccagli i denti oppure curami. No, aspetta, in Non posso posizione delle. curarti È ancora. vero, in posizione umana a livello dopo. Cazzo. In posizione delle mani mi sa che lotteremo dopo un bel po' di tempo. Sì, se andiamo avanti così dopo un sacco di tempo. Ah, comunque io ho pure finito l'incantesimo, Just Ok, saying. dovrei averlo preso ancora. Sì. Sempre di poco, vabbè. Senti, posso dirti una cosa? Ma ce l'hai Dimmi, attacco lanciami. poderoso? Usalo! È vero che prima di dichiarare l'attacco, infatti, Soprattutto questo. cioè bisogna Dichiarare di dichiararlo prima di usare. fare l'attacco. Che idea. Vabbè. Sì, io per quello dico che è la terza volta che vedo. Che comunque va a segno, certo. E prende comunque pochi schiaffi. Tanto vai tranquillo che al prossimo ti fa uno, cioè io te lo dico, vai tranquillo. Mamma mia. Infatti. Ok, come vedo che sta il coso? In che senso? Quel dragone, quel dracococo. Come sta? Come è messo? È Con qualche acciacco, morente? ma sta benissimo. Gli sta ancora ringhiando perché la preda gli è sfuggita. Ok, allora è il mio turno, Sì. no? A volte la miglior strategia è la fuga. Ok, questa volta utilizzo esibizione bardica. E devo fare un tiro di intrattenere. Ok. Aspetta, un attimo. Non Perché io queste cose scappiamo, non me le vedo prima? Non vamo. Non lo so. lo so. Ok, ah ok. E faccio ispirare coraggio. Lo faccio su tutti. Però Ok, che bonus devo punish. fare. Aspetta, no, però prima devo fare il tiro intrattenere. Vabbè, ragazzi, Vabbè, vaffanculo. va benissimo. Va benissimo. Questo tipo è il quarto 20 che faccio. Se ne fa. Master, se ne faccio tre di fila posso avere un No, livello mitico? no. Grazie, grazie. Non è fatto per i livelli di questa campagna. Vabbè, Ok, dai. avete più
1, avete un bonus morale più 1 ai tiri di salvezza contro tutti gli effetti di charm e di paura. E Ok. un bonus di competenza più 1 ai tiri per colpire e ai danni. Ok. Ecco, Ok. Un faccio attimo che lo questo ora. aggiungo. Dopo lo fai verso di me, almeno così non Ok, devo togliere gli stealth in quel coso. vedete effettivamente che il tono della mia, diciamo del mio orchestrare, diventa più veloce, adatto a una battaglia, il che vi fa sentire anche meglio e vi carica proprio nell'animo. Che buono. Ok, la mia mente ormai ha deciso. A chi tocca dopo il bardo? Mago, a me. Spara qualche incantesimo. In effetti avevo intenzione di inviare la cosa agita. Se ce Fai l'hai un già missile aperta. magico. Che cosa? Fai un missile magico. Colpisci automaticamente e fai danno. Su, sta, va, su. Suspello. Non ce l'ho il missile C'ha fiotto acido. magico. E allora su un pirla. Non ce l'ha il missile magico. Vabbè, devo aggiungere Come proprio qui. come magia. Aspettazione. Aspetta che si è chiusa. Che cazzo si chiude? Però comunque ha un turno tra magia. Non lanciate, Adesso sì. Ok. no? Devi fare più uno al dado per colpire, più uno a quello. Sì, devi tirare con Devo tirare. l'attacco a contatto serve, no? Quindi Per devo tirare. lanciarlo. Col randello. Ah, ok. Devi fare un colpo col randello. No, mi sa è contatto a distanza. Aspetta, controllo subito. Range touch, dove se clicchi sulla rotellina c'è scritto. Ah, ok, guarda lì, ne premevo sul libretto. Dice che range vicino. C'ha 9 metri di range. È Veramente? strumento. Sì, sono 9, Sì, 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 ok. sì. Quindi a sto punto lancio una freccia. Anche se sono vicino, No, quindi no, non. è Devi tirare. attacco a È attacco contatto. a Sì, attacco a contatto a distanza, quindi in realtà è come se li comparisse davanti. contatto. Ok. Sì, dove sta qua? Contatto, ok, 12. Ha fatto 20. Quindi è entrato, quindi ha fatto un D3 di danno. Quanto ha fatto il danno? C'è il più che Slash roll un deve D3. ok, vedi che è più uno per la canzone del bardo. Vai. Quindi allora raga, dove sta il più 2? Ok, Ah, ricordatevi che avete più uno ai tiri per colpire e ai tiri di danno. sì. Sì, è proprio per quello che. Non lo so. Madonna. Ero io, ho capito. Non so se funziona anche con gli incantesimi. 4, ho fatto il massimo. Dai. Buono, Ok, dopo tocca a lui. buono. Ok, Al buono. Tazzly Worm. Ah. Che prova ad attaccare di nuovo me, perché sono quello che ha meno armatura. Cioè, visivamente ha meno armatura. Ok, in tutto questo fa un passettino gratuito, Sì. giustamente. E non mi attacca. Sto figlio di troia. Sì, affanculo. Ma tocca a me. Che mi do fuoco alle mani. Perché cazzo, adesso non solo i pugni nelle mani devo fare male. E comunque era in critico il mio piattaggio. Vabbè, gli incantesimi non contano con i crit. Perché c'è scritto critical range? Dove? Sul mio incantesimo. Ma dove? Giù. No, ignoro quello. Ops, Ok. sto sbagliato. Allora. No, tecnicamente il critico ti va a fare sempre il doppio dei danni. Anche con gli incantesimi quindi. Vabbè, qui allora sono 8.
Attacco io. Che cazzo gli devo spaccare il muso? Fatto. Appena mi incazzo con un pugno di fuoco, gli smonto, gli do una smascellata. Perché lo uccido. Mentre lo uccido, gli lascio l'ustione a forma di 5 dita sulla mandibola. No, Se gli ha tirato un pugno dovrebbero essere quattro, scusa, eh. poi ci ho messo il pollice davanti, proprio perché sono proprio incazzato. Ho messo il pollice così. Tipo anime, che mettono il pollice dritto. Cazzo. Ah, vabbè, gli lascio comunque l'impronta del cazzotto ustionandolo sopra. E lui ovviamente muore terribilmente la neve che si scioglie mentre questo. Mentre la sua testa affonda nella neve. Io mentre ormai Ok. sto spompatissimo. Spengo il fuoco. Sei donna. Sto Pompatissima. santissima, spengo il fuoco. Ormai che dura pochissimo. Non ho ancora imparato a controllarlo bene. E ti comincio a tirare calci, giusto per sfogarmi al coso. E in più chiedo a qualcuno se mi può bendare. Mi dispiace cara, ma credo di non poter utilizzare più quella magia per curarti, però te la caverai. Io non ho delle bende, sennò mi sarei fasciato. Nessuno a guarire qualcosa? Ok. No. O perlomeno io sì c'ho guarire. Tira almeno. Oh, quello. No, No, stai quello quello serva male. solo. A capire quanto sta male. Sì. Effettivamente faccio io un tiro su guarire, su heal, per capire quanto effettivamente stai male. Stai male. Letteralmente in una scala da 1 a 26 sto 11. Ah, a posto. Ah, te la Sto caverai. praticamente morendo di Pare. sanguata. Ah, te la Fa fare il caverai. ciclo, raga. Ho rotto di mettimo. Ok, comunque ragazzi, penso che terminiamo qua, no? Sì. Aspettate, perché comunque mi strappo metà della maglia che indosso per farmi delle pezze. Almeno mi copre il sangue, impedisco che l'emorragia passi. Cioè, impedisco che l'emorragia continui. Tanto col fuoco si sono un po' cauterizzato. Bellissimo, gli impedisco che l'emorragia Sì. passi.